Un viaggio tra magia e solitudini in una terra dal cuore ancestrale come la Basilicata. Si intitola La giostra delle anime, il romanzo scritto a quattro mani dalla giornalista Francesca Barra e da suo marito, l'attore Claudio Santamaria, presentato martedì sera nell'auditorium del liceo Enrico Fermi di Policoro. Una storia intensa, ambientata in Basilicata, terra a cui i due autori sono particolarmente legati, che viaggia tra magico e reale, tra violenze e guarigioni, tra bullismo e solitudini, alla ricerca del mistero più grande di tutti, l'amore, l'unica magia che può davvero offrire salvezza. Abbiamo incontrato Francesca Barra e Claudio Santamaria per parlare della loro opera prima e del legame speciale che hanno con la Basilicata. E ogni volta che presento un libro è una tappa imprescindibile, oltre al fatto che naturalmente ci sono degli amici, degli ex compagni di scuola che oggi sono diventati dei diffusori, dico io, di cultura e di bellezza, e quindi per me è un orgoglio doppio. Per me anche, al di là del fatto che sia la mia prima esperienza di scrittura, quindi presentare questo libro per me è un evento molto importante ed emozionante, un passo, direi una pietra miliare nella mia storia. Non potevo non presentarlo in una terra in cui ho tanta parte della mia infanzia. La giostra delle anime è un romanzo ambientato in Basilicata. Che storia troveranno i lettori che lo leggeranno? La storia di due gemelle orfane che vengono accolte in un istituto dove avvengono delle violenze. Reagiranno a queste violenze sviluppando dei poteri. Una diventerà una curatrice ed un'altra invece li svilupperà in maniera più vendicativa. Crescendo, la nipote di una delle due gemelline, quando diventeranno naturalmente nonne, Angelica, ai giorni nostri, verrà bullizzata a causa di questo potere che ha ereditato. È una storia che parla di forze misteriose legate naturalmente alla magia, che in questa terra è così conosciuta, legata alla prepotenza della borghesia, di quelle reti sociali che a volte ti stringono in una morsa e che non permettono alla verità di emergere. È una storia di riscatto, di grande energia, di forza ed è anche di persone buone, per bene, giuste. Com'è stato per voi scrivere questo romanzo a quattro mani? Se scrivere un romanzo, cosa che non ho mai fatto, ma lei mi ha sempre detto che è molto complesso scrivere un romanzo, credo che scriverlo a quattro mani, e questo lei lo può confermare, sia complicatissimo, perché devi incastrare due personalità, due modi di vedere diversi e creare, tirar fuori da due voci, da due sguardi, un unico sguardo, un'unica voce, quindi una terza voce. Sono come due strumenti che, se suonano in armonia, producono un terzo suono. Quindi questo esperimento, questa meravigliosa avventura è andata a buon fine, e devo dire che anche dalle scintille numerose che sono scaturite da questa collaborazione intensa sono nate delle pagine molto emotive e molto forti. Quindi siamo davvero contenti di aver fatto questo lavoro insieme, perché ha rafforzato molto di più il nostro rapporto, perché se non ci lasciamo dopo questo delirio che è stato scrivere questo romanzo, non ci lasceremo mai più. No, questo è dal punto di vista professionale, naturalmente, perché sì, dal punto di vista emotivo siamo arrivati a questo punto, quindi le basi c'erano, ma dal punto di vista creativo unire due professioni così indipendenti e forti come le nostre è stato un esercizio molto, non so, catartico quasi. Assolutamente. Beh sì, è stata un'esperienza meravigliosa. Comunque lei ha aperto la porta del suo mondo, mi ha aperto il suo mondo, che era un mondo assolutamente privato per lei, che è quello della scrittura, e ha permesso che io vi entrassi, e ho avuto lei come grandissima e bravissima maestra, insegnante, mi ha insegnato di fatto a tirar fuori la mia creatività narrativa. Questo libro vi ha aiutato anche la Basilicata a scriverlo, non so se è nato a Milano, a Roma oppure qui in Basilicata. No, è nato proprio in Basilicata. Nel Vulture, eravamo appunto in giro per il Vulture, io cercavo un soggetto per un film da girare, un lungometraggio, lei mi ha raccontato una storia e mi ha proposto di scrivere un romanzo prima ancora di scrivere un film. Vuoi raccontare?
è nato mentre eravamo in viaggio, abbiamo appunto stava cercando un soggetto da dirigere per un lungometraggio e gli ho raccontato alcune storie che avevo raccolto nel corso degli anni in questa terra, soprattutto legate alla magia. Abbiamo fatto delle ricerche insieme, una delle persone che più ci ha ispirato è un vinificatore lucano. E poi abbiamo fatto delle ricerche sulle masciare, sui curatori in Basilicata, abbiamo ascoltato e intervistato moltissime persone, siamo stati molto sul territorio, Castelmezzano, Vulture e Matera, e alla fine è nato il libro. C'è qualche altro progetto in itinere sulla Basilicata per voi due? Più di questo? Più di questo, stiamo promuovendo il libro. Venire qua. Esatto. È un'ipotesi possibile? Non lo so. Dipende. Siamo stati a presentarlo ieri a Matera, oggi siamo a Policoro e domani saremo a Rotondella, insomma, quindi per il momento direi che è tanto, insomma. Poi se il libro avrà successo, chissà che non possa avere un seguito e quindi continuare la storia dove si interrompe, dove finisce, cioè a Matera.